In tutta Italia si ricorda il 25 aprile come il giorno della liberazione, però purtroppo per tutti non fu così. Ci furono tanti che soffrirono ancora per l'occupazione nazista e per la presenza di sacche di resistenza fascista. Nel campo di Bolzano in particolare, questa fu una settimana di sangue. Il 25 aprile fu ucciso un ebreo della comunità di Casale Monferrato. Nei giorni successivi altri uomini e donne furono uccisi barbaramente in quel campo. Era la rabbia di chi aveva perso la guerra che si sfogava contro i prigionieri. Negli ultimi tempi, negli ultimi giorni della vita del campo si diffuse il terrore che i nazisti avrebbero voluto letteralmente liquidare tutti i prigionieri per non lasciare traccia del loro operato. Si pensava a una possibile strage e le lettere di Francatura lo dimostrano. La resistenza bolzanina pensò addirittura di affrontare uno scontro aperto con le guardie del campo pur di evitare questa strage. Uno scontro impari tra un esercito sconfitto ma ancora pieno di armi, di rabbia e di forza e un gruppo sparuto di partigiani male armati e animati solo dal loro coraggio. Per fortuna non ci fu bisogno di questo assalto, non ci fu bisogno di questo, il campo fu liquidato un po' alla volta, i prigionieri liberati. Io penso in questi giorni a mia madre Ada Bufulini, che fu liberata il 30 di aprile del 1945. Contrariamente a quello che chiunque potrebbe immaginare, il primo giorno di libertà per lei non fu un giorno dedicato solo a se stessa, a mangiare, a lavarsi, a dormire, a ricostruirsi un minimo dopo quella prova così dura. Ada Bufulini, insieme a Francaturra, a casa di Francaturra, insieme ad altri compagni socialisti, si riunirono e scrissero un volantino, un testo di un volantino. E poi qualcuno portò un poligrafo, una macchina da stampa, e riprodussero quel volantino in quante più copie gli riusciva. La mattina dopo, il 1° maggio del 1945, mentre ancora la città era occupata stabilmente dai nazisti, che accettarono la resa a Bolzano solo il 3 di maggio, il 1° maggio questo gruppo di resistenti si presentò davanti alle fabbriche con un messaggio di incoraggiamento, di forza, di volontà di combattere. Il messaggio era un messaggio di solidarietà ed è un messaggio che è buono tanto più oggi in questi giorni di epidemia. Quando qualcuno vorrebbe di fronte a una pandemia che scuote il mondo, dare risposte meschine e piccole, nazionali, come se il virus in Italia fosse diverso da quello del paese vicino. In tempo di pace le frontiere non sono mai state chiuse come oggi. Bisogna riaprirle al più presto attraverso una operazione di rifondazione dell'Europa, con il messaggio della solidarietà tra i popoli. È lo stesso messaggio che gli ex deportati di Bolzano hanno portato agli operai dell'area industriale, è lo stesso messaggio del giuramento di Mauthausen e di quello di Buchenwald. È l'unica cura per i mali del mondo.